Milito, rigore esemplare. Ha spiazzato Buffon, ha allargato il piattone destro fingendo il tiro alla sinistra del portiere bianconero, poi l'ha chiuso all'ultimo istante. Dovrebbe toccare a Salihamidžić, eccolo qua, braccio sempre utile, visto che può giocare in tutte le zone del campo, parte in porta. Adesso calcio di rigore, vediamo Giulio Cesar se riesce a ripetersi. Rincorsa centrale, Salihamidžić, prova lui, piattone deciso alla sinistra, calciato alto ma credibile, Giulio Cesar che è andato dalla parte opposta. Salihamidžić, non ha sbagliato. Dopo l'1-1, Motta a Mauri, adesso calcio di rigore, qualche fischio per Balotelli, di cattivo gusto, tanto per cambiare, tanto per entrare anche da questo punto di vista in prima campionato, purtroppo. Balotelli, pausa e poi palla all'angolino. Ha rallentato la corsa al limite Balotelli, proprio ultimo passo, un attimo di esitazione guardando Buffon e poi la calciata con tanta Mezza tranquillità proprio... e molta precisione. Sì, incredibile. Grigera, tocca a lui. Nessuno ha sbagliato per il momento su tre rigori, rincorsa lunga di Grigera. Prova, poi l'appoggio, sembrava voler tirare di potenza, invece no. I portieri per ora non hanno mai dominato la parte nella quale hanno calciato i giocatori, né Buffon né Julio Cesar. Tocca a Kivu. Juventus ha perso i rigori in questo precampionato contro la Sondita. Kivu, Buffon. Parte Kivu e c'è il gol nonostante il tocco di Buffon. Questa volta Buffon aveva indovinato la parte, era andato con leggero anticipo, forse fin troppo, perché il tiro di Kivu era abbastanza centrale e lui si è trovato forse un po' troppo avanti e con la mano sinistra non è riuscito a colpire bene la palla e a deviarla fuori. Gol abbastanza fortunoso questo di Kivu. Tocca a Melo. Felipe risponde lui per riportare la Juve sul 3-3. Anche lui in corsa abbastanza lunga e centrale. Felipe Melo contro Giulio Cesar, che tocca anche lui ma non va. Una tenuta bassa questa volta. Felipe Melo è riuscito a cacciare con precisione ma non tanta potenza. La palla è scivolata sotto la mano di Giulio Cesar. È un mancino Giulio Cesar. Forse non ha neanche toccato. Evidentemente lo conosce bene perché ha capito bene dove andare senza riuscire a intervenire. Thiago Motta, il Milan aspetta ancora di conoscere il nome della prima avversaria di questa sera. Siamo sul 3-3, inizia la quarta serie di rigori. Thiago Motta si ferma anche lui e segna anche lui, nonostante Buffon stavolta sia arrivato abbastanza bene. Anche Thiago Motta al limite del regolamento si è proprio fermato un attimo prima di calciare, e Buffon questa volta l'aveva lì, l'aveva sui, infatti era rammaricato per il fatto che proprio era lì sulla palla, l'ha deviata ma non fuori. E ha parati praticamente due, subendo comunque il gol. E allora deve rimettere la cosa a posto Poulsen, non certo il più raffinato dei giocatori della Juve. L'arbitro fa correggere la posizione del pallone. Poulsen contro Giulio Cesar. Ma lui è sul palo. Era andato da quella parte Giulio Cesar e Poulsen ha calciato cercando di angolare fin troppo il tiro. Quando colpisce il palo la palla può essere un po' di sfortuna, una scarsa precisione, però insomma un calcio centimetri fa la differenza. Un eccesso di rischio per un calcio di rigore. Allora, qui Samuel può dare la vittoria all'Inter. Vittoria calcio di rigore varrebbe due punti, un punto per la Juve, ma deve fare gol. Samuel guarda, fisso il pallone, va lui e sbaglia. Samuel manda per la verità a destra Buffon,
spingendo il tiro alla destra appunto del portiere bianconero, e poi chiude all'ultimo istante però sparando alto. Gli esperti dei calci di rigore dicono si tira mai alto, naturalmente provare a metterla alta naturalmente aumenta la difficoltà a indovinare un incrocio, certo tutto è relativo perché aumentano anche i rischi. Adesso a Mauri può riportare la Juve in parità. Allora si andrebbe ad oltranza. A Mauri centralissima la sua rincorsa. A Mauri tranquillo, a Mauri è andato dal dischetto, l'ha posizionata bene e poi ha calciato con la decisione. Allora 4 a 4 più l'1 a 1 siamo 5 a 5 e bisogna andare avanti. Tocca a Thierry. Sesto rigore. Ricorsa più breve per lui, leggermente angolata. Parte Vieira, gran rigore. Non c'è tantissima pressione quando si arriva ai calci di rigore in un torneo come questo e quindi quelli che vanno dal dischetto hanno anche più freddezza, più lucidità. Riparte ora Iaquinta che l'ha sbagliato. Può riprovare. Tira dalla stessa parte? È probabile, perché è probabile che riprovi a metterla lì, però probabilmente cercando il tiro non a mezza altezza, ma tenendo la palla più bassa. Qui tutte e due staranno facendo ragionamenti più dell'altro, vediamo chi prevale. Iaquinta riprova, cambia angolo, ma non sta. Sì, era andato da quella parte, ma questa volta ha calciato molto bene a quinta, tenendo sempre la palla abbastanza alta, però angolata. Ritrova il sorriso. Santon stava parlando con Mourinho, adesso va lui. Indicazioni per il rigore? Penso di no. Non bisogna confondere le idee in questi casi, da lasciare il giocatore libero, eh? Anche se come detto altro naturalmente qui la pressione relativa. Santon contro Buffon e Buffon va. Grande intervento, rigore non eccezionale. No, non è andato con decisione Santon, è andato a calciare di piatto senza guardare Buffon. Buffon è andato da quella parte, quindi non ha dato né porta né precisione alla palla. Le grottaglie non può dare la vittoria alla Juve. Stiamo a parlare con cura. Sorrisetto. Sorride meno Giulio Cesar. Le grottaglie. Parte deciso. Finta gol. Perfetto. Vince la Juve. Le grottaglie. Juve 2, Inter 1 a livello di punti. Questa prima sfida appena Nato Sabito sarà pronto. Daremo la linea per un primo intervento da